Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come la ex pallavolista e la vicenda che l'ha vista scappare a cerimonia pronta. Gli invitati ci avevano già fatto i regali. Maurizia Cacciatori, per molto tempo considerata la giocatrice di pallavolo più forte in Italia, ha anche alcune curiosità che riguardano la sua vita e che non sono direttamente correlate al volley. La toscana classe 1973 originaria di Carrara si ritrovò a giocare per la squadra napoletana dell'Arzano, nella stagione 2005-2006. Le capitò di scoprire che dei ladri avevano rubato la sua utilitaria, una volta concluso l'allenamento. Ma la cosa ebbe un lieto fine per Maurizia Cacciatori. Infatti, tempo qualche giorno ed ecco che Maurizia Cacciatori ritrovò la vettura perfettamente lucidata, con il pieno di benzina e con anche un mazzo di fiori al suo interno. Cose che succedono solo a Napoli, avrà modo di ricordare lei con affetto in più di una circostanza. Ed oltre alle sue altre parentesi extrasportive, come ad esempio la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2006 o dall'apparizione nel film del 2010 Maschi contro Femmine, della Cacciatori ci si ricorda anzitutto per i grossi traguardi centrati in carriera e in campo, ma anche per qualche altro episodio decisamente originale. Maurizia Cacciatori, il matrimonio annullato in extremis. La Cacciatori, che vanta 228 presenze con l'Italia e successi che l'hanno portata ad alzare al cielo ben 17 trofei importanti oltre ad un bronzo e ad un argento in azzurro, è stata a lungo fidanzata anche con Gianmarco Pozzecco, a sua volta stella del basket italiano e ad oggi commissario tecnico della nazionale di pallacanestro femminile. Fidanzati per lungo tempo, Maurizia ed il Pozzo avrebbero dovuto convolare a giuste nozze nel 2004. Ma tutto quanto saltò, per via sua. Ne ha parlato di recente proprio la Cacciatori a Il Corriere della Sera, non esitando ad affermare di avere salvato la vita a Gianmarco, a cui ancora oggi voglia tantissimo bene. Per molti, Maurizia e Gianmarco rappresentavano la coppia perfetta. Belli, famosi, spiritosissimi, amati da compagne e compagni di squadra, sempre di successo, al top nei rispettivi sport. Ma quando parlavamo di costruire una famiglia le cose cambiavano. Cosa fa oggi la Cacciatori? Ha un marito e due figli. Lei poi ha intrapreso una relazione con Francesco Orsini, ex cestista proprio come Pozzecco. E dal quale ha dato i figli Carlos Maria nel 2011 ed Ines nel 2012. I due poi si sono sposati nel 2014 e la relazione va avanti a gonfie vele da allora. Sempre a proposito del matrimonio annullato con Pozzecco, Maurizia ricorda di come fosse tutto pronto. Gli invitati avevano persino fatto recapitare i loro doni, che però alla fine sono stati tutti restituiti. Leggi anche, Wanda Nara e Icardi, perché si sono lasciati, tradimenti ed affari, ecco cosa succederà adesso. Anche se poi sono avvenuti diversi errori, c'è chi ha ricevuto indietro una lampada pur avendoci regalato un vaso e chi addirittura non ha avuto nulla. Che figura! Attualmente la Cacciatori fa da commentatrice per le partite di pallavolo su Sky, cosa che avviene sin dal 2007. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.